Raccontare il Natale facendo diventare protagonisti i più piccoli della costruzione di una storia legata al simbolo più rappresentativo, e cioè il presepe. Facciamo il presepe, appunto, per una delle rappresentazioni frutto di un certosino lavoro didattico e coreografico delle scuole dell'infanzia Mauro Carella e Pasquale Massaro dell'Istituto Comprensivo Verdi Cafaro di Andria. Il nostro obiettivo è la consapevolezza. Il bambino deve avere la consapevolezza di cos'è la festa del Natale, quindi gliela facciamo vivere la festa di Natale. Questa è una drammatizzazione dove però non abbiamo stressato i bambini con la memorizzazione di frasi, di dialoghi. Abbiamo semplicemente messo su una drammatizzazione vera, quella in cui un papà ed una mamma con i tre figli, Albertino, Carletto e Mattia, devono effettivamente preparare il presepe. E quindi i bambini l'hanno vissuto personalmente, questo preparare il presepe. Dalla famiglia al presepe in attesa del 25 dicembre per un progetto educativo che ha coinvolto l'intero istituto comprensivo. Una forte identità, quella che abbiamo sviluppato nel tempo, che abbiamo maturato nel tempo dell'istituto comprensivo, che ci consente di imbastire un percorso in continuità, non soltanto dal punto di vista curricolare, ma anche e soprattutto dal punto di vista educativo. Per non parlare poi del fatto che il passaggio da un ordine di scuola all'altro, risaputamente un po' traumatico, in questo modo diventa più morbido. Un Natale ricco di iniziative dell'istituto che ha da sempre un legame simbiotico con la musica, il teatro e la recitazione. Un cartellone veramente ricco, questo del Natale 2023, questa della scuola dell'infanzia è solo una delle tante iniziative che invitano tutta la comunità scolastica, dai bambini, docenti, genitori, a vivere appieno lo spirito natalizio. Alle rappresentazioni della scuola dell'infanzia si affiancano poi i concerti, il coro della scuola primaria Giuseppe Verdi con Fantasie di note, l'orchestra e il coro della secondaria di primo grado Anni Verdi, che saranno a breve impegnati in concerti di Natale, nell'esecuzione e nelle performance di concerti di Natale e poi tanto altro.